Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, per me oggi è 9 gennaio, sono appena tornata, ho accompagnato Alessio e Mattia all'asilo e finalmente ritornano tutti quanti sia a scuola che asilo e ho casa libera per fare per bene le pulizie, come dico io. E niente, stamattina vado un po' con le pulizie un po' più profonde nella mia camera. Tipo sposto un po' i comodini, vado a togliere un po' la polvere che ovviamente non vado a fare tutti i giorni, ma diciamo una volta, una settimana, una volta 10 giorni. E niente, prima che andavo ad accompagnare i bambini ho già aperto il balcone, quindi areggiato per bene la mia camera e niente, vado a fare il letto. Mi chiedete spesso questi cuscini dove li ho presi, questi li presi 2 anni fa da IKEA. Invece questi piccoli grigi erano dei cuscini, li ho tagliati e li ho fatti io piccolini e almeno ho riciclato un pochettino. Sto usando già da un bel po' di tempo questo mangiapolvere, veramente mi sto trovando benissimo, a parte che non macchia, non lascia aluni sui mobili, però ti va a fare un profumo molto delicato in casa. Questa è la cera d'api pure. E niente, la polvere non si va a posare subito. Ho notato questa cosa qua, però diciamo proprio tutta la linea della Emulsio è così proprio. E niente, come vedete qua ho spostato i comodini e poi vado a fare sempre con l'aspirapolvere sopra al battiscopa, perché comunque lì si va a formare un sacco di polvere. Anche la domanda che mi fate spesso, la mia camera da letto dove l'ho acquistata e l'ho presa lì a Mondo Convenienza. Mi trovo bene, anche se parlano un po' maluccio, però io mi trovo bene. E invece il letto l'ho preso dall'azienda Lamantin, che sinceramente non mi piace. Infatti già si inizia a screpolare il letto e veramente non uso detergenti che possono danneggiare la pelle, eppure sta iniziando a screpolare. Comunque, vabbè, un altro annetto e lo cambierò. Vedete che qui è l'altro comodino, vi ho fatto vedere la polvere di come si è accumulata. Questa è polvere di una settimana, cioè è una cosa micidiale. E niente, vado ad aspirapolvere e inizio a pulire. Per pulire il mio armadio mi vado ad aiutare con la mazza della Swiffer e vado a spruzzare sempre il mangiapolvere e vado a pulire o togliere la polvere sull'armadio. Il mio armadio è laccato e lucido e vi garantisco che con questo prodotto non va a lasciare nessun tipo di alone. Poi prendo il mio super straccio della microfibra Acti Fibre della Vileda e vado a pulire la parte bassa e gli specchi, perché non si vede nel video, però veramente i miei figli mi fanno 100 manate lì sopra. Niente, inizio a togliere le cose da sopra al comò. Come avete visto, c'è un po' di casino in casa oggi, però sto ancora togliendo anche le cose di Natale, quindi infatti non vedo l'ora di toglierle del tutto, sono sincera. E niente, vado sempre a pulire con lo spray della Emulsio, vado a togliere il comò. Anche lì dietro c'era proprio un mondo, la verità. Questo è da un bel po' che non lo sposto, sarà anche una mesata. Almeno io dico la verità, sarà una mesata. Comunque c'era polvere veramente terrificante, non tanta tanta, però ecco la polvere che insomma fa schifo vederla. La stessa cosa, vado a togliere il pezzo di sotto e vado a pulire il battiscopa. Sempre con lo spray della Emulsio vado a pulire il dietro del comò e niente, vado a rimettere a posto. Ma la settimana prossima dovrei fare pulizia proprio molto molto più profonda, vado proprio a lavare proprio per bene dietro i mobili e sopra l'armadio, che pure l'armadio, la verità è un bel po' che non lo faccio.
perché mio marito mi ha tolto la scala, quella alta, e con l'altra scala purtroppo io non ci arrivo, e dai oggi, dai domani, gli armadi non li vado a fare mai sopra. Comunque saranno, no, saranno anche 2 mesi sinceramente che non li faccio, e, vabbè, non fa niente, prima o poi li farò. Sempre con lo straccio Vileda mi vado a pulire il vetro, però vado a dare solamente una spolverata leggera, anche perché questi sono vetri che li faccio, diciamo, quasi tutti i giorni, perché non avendo le tapparelle si va a creare sempre una polvere sottile. Allora, facendolo tutti i giorni, mantengo sempre, diciamo, i vetri belli puliti. Dopo la mia camera passo nella cameretta dei piccoli. E allora mi chiedete spesso, ma il lenzuolo sotto non lo usi? No, perché io lo metto ma loro lo tolgono, quindi allora non lo uso proprio e vado di piumone oppure di sacche, i copripiumini, queste cose qua. E quindi c'è, ma nessuno dei miei figli vuole il lenzuolo, cioè io lo metto ma è veramente uno spreco. Cioè lo tolgono in automatico, cioè tu lo metti, mamma, io lo tolgo, non ti preoccupare, allora non lo metto proprio, e trago benefici, ecco, una cosa in meno da fare. Anche se i piumoni, comunque, la stessa cosa, una volta al mese li metto a lavare, meno male che ho la lavatrice grande, quindi entrano tutti i piumoni a me, quindi tolgo la spesata della lavanderia, e è normale, poi li faccio in asciugatrice e non si rovinano, rimangono belli morbidi, voluminosi e profumatissimi. Inizio a togliere i pigiami dei bambini, qui vabbè, avevo il mio giubbotto che ero appena tornata dall'asilo come vi avevo detto, e niente, tolgo tutte le cosucce loro, giocattoli, giocattolini. La salvezza mia è questa scala che ho all'alto del letto, perché essendo a cubi li vado a conservare nelle ceste tutti i loro giocattoli, e quindi con loro il pomeriggio scendono, giocano e rimettono a posto e rimettono di nuovo sotto la scala, oppure devo comprare dei contenitori che vanno sotto il letto, così in maniera che non ce l'ho un po' sparsi per tutta casa. E meno male, come vi ho detto l'altra volta, da quando ho il cane sono molto attenti e mi vanno a togliere tutti i giocattolini da terra e poi vanno a conservare tutto. Diciamo che questa cosa mi ha salvato parecchio. Queste scrivanie le ho acquistate da IKEA, ne sono due, le abbiamo messe insieme. Il pomeriggio si mettono a colorare, oppure Saverio va a fare i compiti, usa il computer, insomma, la usiamo al meglio questa camera qui. E niente, vado ad aspirapolvere. E niente, inizio a pulire per bene. Passata questa camera, passo poi dopo alla camera dei grandi. Vado a pulire questo mobiletto piccolo d'ingresso, che poi sono due scarpiere. Questo mobile l'ho preso un annetto fa da Eurospin, mi era piaciuto così tanto perché comunque avevo questo angolo vuoto. Allora, siccome non volevo riempirlo del tutto, come vedi, questo mobiletto me lo sono andata a accaparrare. Lo pagai pure una cavolata, mi sa 59 euro. E poi, siccome a me piace questo tipo di stile, e quindi andava proprio
per bene nel mio corridoio. Solo che devi stare attenta a non spruzzare, vabbè, io in genere non vado mai a spruzzare il prodotto direttamente sui mobili, ma vado a mettere direttamente sullo straccio e poi passo. Vado a prendere i panni, li porto giù in lavanderia, perché la lavanderia a me è giù, non più sopra, perché dove ce l'avevo prima ho fatto la cabina armadio, però credo di avervelo fatto vedere in qualche video. Devo vedere se lo riesco a trovare, ve lo metto, se no un giorno che farò un home tour vi faccio vedere per bene. E poi passo alla camera degli orrori. Questa è la camera degli orrori, come la chiamo io. Sono più disordinati i grandi che i piccoli, perché comunque i grandi, nonostante che io vada a mettere una cesta, i panni me li buttano a terra. Apro una parentesi, perché più di qualcuno mi dice: ma i letti perché non li fai fare ai tuoi figli che sono grandi? Ma ragazzi, ma se io la mattina, che loro se ne vanno a scuola, apro la finestra che faccia arieggiare il tutto, di fare me la fanno, però quando stanno a casa, ma quando vanno a scuola preferisco che vanno a scuola e basta, e poi comunque ci sto io in casa e non mi dà fastidio. Però visto che devo comunque aprire le finestre e fare arieggiare la camera, mi sembra corretto che almeno arieggiano così i letti. E chiudo sta parentesi pure. Comunque mi aiutano, quando vogliono mi aiutano. Però fino a quando sto io a casa preferisco fare io a casa queste cose qua. E niente, continuo a pulire sempre con lo spray che vi ho detto. Ripeto, vi lascia un profumo molto molto delicato. E niente, dopo che finisco di fare la cameretta, passo al bagno. Quando faccio il bagno, ad alcune cose che comunque vado ad usare, prodotti che magari sono abbastanza forti per il problema che io ho avuto alle mani della disidrosi, vado a proteggere le mie mani sempre con i guanti. Ultimamente sto usando questo prodotto della Bioform con ammoniaca igienizzante, mi sto trovando bene, non benissimo, bene. Non mi fa tanto impazzire sinceramente, però fa il suo lavoro. E niente, dopo aver pulito il tutto, prendo tutti gli stracci che ho utilizzato, sia per il water, per la rubinetteria, per il bidet, lavabo, e li vado a portare giù in lavanderia e li vado a fare un lavaggio a 60 gradi con un po' di candeggina, almeno si igienizzano e ce li ho sempre belli puliti ogni giorno. Allora, io chiudo qui il video, spero che vi ho tenuto un po' di compagnia. Abbiamo pulito tutto il piano di sotto le camere, visto che casa mia è a due piani. Io vi saluto, vi ricordo che mi trovate su Instagram come LucriLoveFamily. Vi do un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!